Quando avevo 16 anni mi innamorai di un ragazzo. Ma così, di colpo. E in un modo così pieno, totale. È come se tu all'improvviso accendi un faro nella penombra. Così si trasformò il mondo per me. Ma ero sfortunata. Fu un inganno. Lui aveva qualcosa di diverso, una sensibilità, una delicatezza, una mollezza che non erano da uomo. Lui cercò aiuto da me, ma io non sapevo, io non capii niente. Sapevo soltanto di volergli un bene immenso. Poi poco dopo il matrimonio scoprì tutto, e nel modo più tremendo. Entrando in una stanza che credevo vuota, c'erano due persone a letto. Il giovane che avevo sposato è un uomo più anziano, che da anni era il suo amico, il suo amante. Dopodiché facemmo finta di niente. Quella sera stessa tutti e tre uscimmo a divertirci, a ballare, e per tutta la sera giù a ridere e a bere, a divertirci, a ballare. Ballammo tanto. E poi ad un certo punto, nel mezzo del ballo, senza potermi frenare, mi scappò, ho detto, ho visto tutto. Mi fai schifo. E allora il giovane che avevo sposato si staccò da me e scappò via. Qualche momento dopo uno sparo. Corsi fuori. Tutti corsero fuori. Gridavano. Alan. Alan. Giovane Gray. Si era infilato una rivoltella in bocca. Ha sparato. Tanto che il cranio l'ha schizzato via. Da quel momento in poi, il faro che si era acceso sul mondo si spense. Mai più in quel momento ha brillato.